Oh, i primi ospiti di oggi, così per dirla una, Francesco è sempre qui presente con noi, c'è anche oggi. Come stai, Francesco? Ciao Antonio, sto bene, dai. A posto? Venerdì va bene. Venerdì è meglio perché Sì, si avvicina poi il c'è il weekend. sole, io C'è quando il c'è il sole, sole, che sai bello. com'è, quando si Ma a te sveglia piace il l'occhio. sole oppure lavori soltanto la notte? Cioè, come ti Io piace il sono sole? napoletano, oh, che fa ti dimentichi, per me il sole è fondamentale. Però lavori tanto anche Sì, di... la notte, Però hai detto che comunque dormi, cioè, non è uno di quelli che la mattina dorme, voglio dire, fino... Assolutamente. Ti Io pure svegli... quando torno alle 6 diciamo, da una serata, alle 9 sono in piedi. Oggi poi con questo sole, io l'ho sempre detto, cioè dall'inizio di questa Sì. puntata, siete andati almeno a camminare oggi? Ma no, Cioè abbiamo questo tempo, bel mare, ma... bello mio. Io neanche meno tempo, non ce la faccio a farmi Ma una chi ce l'ha il camminata, tempo? niente. Sì. Allora, di cosa parliamo oggi? Abbiamo anche un altro Sì. ospite, Ernesto, ciao. Buonasera a tutti. Ernesto Cascioli, eccoci qua. Allora, ieri ho fatto una gaffa, lo ripeto di nuovo, Sì. ok? Perché ho detto, Ma t'ho beccato, ma subito, ma no, non Ma te, ma guarda. già beccato del no qualche ascoltatore, Sì, immagino, ecco, guarda, ti ha ti dico pure chiamato. che. No, ma sai chi è stata mia cognata? Allora, Che guarda, infatti approfitto per salutarlo perché non gli si Come si chiama? Come si chiama? chiama Marina. È una cosa terribile, non le scappa nulla, oh. Allora, Marina, allora io lo ripeto, ieri ho detto, ma perché, cioè, immaginavo lo staff di Franceschello Eventi, un attimo, sayonara, ok? È Sì, lo stesso sì, sì. staff, il Sì, sayonara, ma infatti, però la guarda, location è cambiata. la serata è la stessa, alla Ecco. fine, se vogliamo, è sempre il solito format di Franceschello Eventi che facciamo il sabato a Sayonara. E domani portiamo lo stesso format all'interno di Cacioli BMW di San Benedetto in occasione della presentazione della nuova BMW X1. Quindi facciamo la serata all'interno della concessionaria con un bel aperitivo iniziale. Dopodiché, dopo le 11 con il DJ facciamo anche quattro salti, dai. Quindi sarà Che una dai, cosa un po' particolare. più o meno, dai, è ok, magari le spostavamo al Sayonara ma Sì, non sì, c'entrava sì. niente. Questa volta siamo comunque... Sì. Ernesto, ma come mai questa scelta di fare all'interno di una concessionaria, che io so essere grande, Sì. anche carina, molto bella, di fare un format del genere? Sì, diciamo che l'idea era quella di creare una presentazione che uscisse, diciamo, fuori dagli schemi e creare qualcosa di più movimentato all'interno della struttura che, come hai detto tu, si presta a questo tipo di evento. Ma le macchine comunque sono sempre, cioè, parcheggiate lì dentro, no? Abbiamo tolto tutto. Tutto, quindi togliete tutto. No, perché mi immaginavo la scena di poter ballare per una volta in una Ma concessionaria guarda che l'ho fatto, cioè è già con le stato macchine, fatto. però. Io ho fatto la Pericar da un nostro amico che vabbè, approfitto per salutare, che è PF Auto di Teramo, concessionario Peugeot. Abbiamo fatto il primo Pericar lì e era in mezzo alle macchine. Con le macchine Sì, aperte potevi le salire. macchine, sì, abbiamo fatto con Mitsubishi, abbiamo fatto con Peugeot. La cosa si sta, diciamo, la stiamo ripetendo in una location un po' diversa, perché ecco, Cacioli è un po' diversa come location, e ti dico che ci saranno anche le macchine, quindi la X1 sarà esposta. E Che ci sarà bello, anche cioè, un'altra no, è bella sorpresa. come cosa, è Sì, bellissima. È una cosa nuova, uscire, è una novità, ecco, bravo, ecco. uscire un attimino fuori dagli schemi, no? Io cerco sempre nei miei eventi di trovare comunque posti particolari, vedi dove ho fatto la peristrit, vedi dove dai un pochettino la differenza, perché se vogliamo, fondamentalmente la musica è quella, il DJ è quello, è un po' tutto uguale. E cambiare la location è molto importante, perché tu dai la possibilità alle persone di vivere una serata in un posto diverso. È Esatto, poi è una fondamentale. novità, È una una vera novità, novità. sì. Fra un po' comunque daremo tutte quante le info che troverete ovviamente sulla nostra pagina Facebook R9 di New Radio, ma immagino anche su Sì, Franceschiello sulla pagina di Eventi. Franceschi Eventi, sulla pagina anche di Cacioli Group, dove Esatto. troverete anche l'evento, sì, tutte le Allora, notizie. tra poco con le altre info. A 17:42 minuti, questo è un bel venerdì. Poi abbiamo subito i primi ospiti, li abbiamo già intervistati in breve prima della pubblicità. Allora, Ernesto, te sei giovanissimo, Ernesto Cascioli qui con noi insieme a Francesco di Franceschiello Eventi. Sei giovanissimo, già gestisci tutta quanta Cascioli, il gruppo? Di nuovo buonasera, grazie per lo giovanissimo. In realtà io ancora sto studiando, sto finendo gli studi e mi occupo parallelamente agli studi di quel che riguarda un po' tutto il gruppo, la parte del marketing e del digitale, quindi social network, vari siti, cascioliauto.it, cascioli-noleggio.it. Il nostro gruppo, Cascioli Group, appunto nasce nel 1964, io sono la terza generazione e mio nonno ha iniziato appunto la commercializzazione delle auto con il marchio Renault. Poi negli anni diciamo abbiamo acquisito altri mandati e attualmente siamo leader nel settore auto premium con i marchi Mercedes-Benz, BMW, Ah, beh, certo, Mini, buono. Smart, Jeep, BMW i,
per quel che riguarda le auto. Poi da un paio d'anni a questa parte abbiamo anche preso le moto con MV Agusta e BMW Motorrad. Wow, beh, ok, dai. Sì, sì, è una bella sfida. Beh, un salto di qualità comunque, diciamo. Per noi è un grande marchio, però sì, è una qualità, diciamo, un po' più, un po' superiore, ecco. Superiore, sì. E diciamo che abbiamo appunto deciso di differenziarci dalle quattro, le due ruote, anche per, diciamo, abbracciare un po' tutta la clientela e soddisfare tutte le esigenze, arrivando proprio a gennaio a creare anche Cascioli Noleggio per quel che riguarda il renting, che è appunto una tematica che negli ultimi mesi si sta affrontando sempre di più grazie, diciamo, alle agevolazioni anche fiscali che si riesce a ottenere appunto con le auto a noleggio. Comunque questo è un altro discorso. Noi abbiamo appunto questi marchi nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata. Quindi non siete soltanto a San Benedetto, voglio dire, ecco, beh, buono come cosa. Anche sì, Teramo, dicevi, no? Anche Teramo, wow. Sì, e da poco, diciamo, anche Ancona con i veicoli commerciali, e per fine anno dovremmo aprire un'altra succursale all'Aquila con ma i marchi. Questa è la gioventù, cioè vedi che è la gioventù che si spinge, si allarga con i social, mi parlavi prima, è bellissimo, è veramente molto bello. È molto bello anche tutta quanta l'organizzazione che c'è dietro sabato 24, dove ci sarà l'Apere X insieme a Francesco di Franceschiello Eventi. Noi lo conosciamo bene, immagino che anche te conosci bene il format, conosci bene lo staff che è dietro. Lo staff, Francesco, sarà simile al Saionara? No, è lo stesso identico staff, stesso, quindi sì, sì. Conosciamo, poi Ernesto conosce bene, perché Ernesto è un mio, diciamo, seguace, quindi conosce bene le mie serate. È un cliente fisso delle serate Franceschiello Eventi. Ho voluto fortemente il format Apere Street nella concessionaria, al di là appunto dell'amicizia che mi lega con Francesco ormai da anni, ma perché effettivamente trasforma qualsiasi cosa, e quindi volevo troppo buono. Volevo dare, diciamo, un impulso dinamico alla concessionaria e creare qualcosa che potesse attirare le persone. Beh, non è da tutti, ecco, non è da tutte le concessionarie fare una cosa del genere, perché, diciamolo, non tutte le concessionarie possono creare un evento del genere, perché bisogna avere anche la location giusta. Sì, sì, guarda, okay. Loro hanno comunque, ecco, la fortuna di avere una struttura che si presta per questo, ecco, tipo di serata. Volevo dare delle info relative proprio, sì, a questa serata Apere X. Certo. Il format, abbiamo detto, è lo stesso, con lo stesso staff. Guarda, cominciamo dalle 20. Esatto, però, ecco, cambia un po' l'orario. Allora, ecco, sì, cominciamo dalle 20 con un aperitivo, con una band di musica jazz, quindi un qualcosa di più tranquillo nella prima parte della serata, dove poi ci sarà la presentazione della BMW X1 sulle note di Virginia Galliani, che è la famosa special guest della serata, dove faremo la presentazione dell'X1, dopodiché partirà la console con Andrea C e Nico Battistelli Voice, quindi per quanto riguarda l'animazione partirà la serata, che è la nostra serata di Franceschiello Eventi, in diretta con Radio R9, con la trasmissione Club. Esatto, come ti dico sempre, è sempre un onore essere lì con Franceschiello Eventi e avere questa collaborazione. Questa collaborazione è stata davvero un qualcosa davvero di grande, perché da entrambe le parti, diciamo che... come ti posso dire, sono cresciuto tanto per merito vostro. Radio R9, penso di aver portato su Teramo un pochettino il nome di Radio R9. Esatto, ci siamo dati una mano, abbraccetto, che è la cosa più bella, no? Quando c'è uno scambio, un interscambio tra due situazioni che vanno bene, si è creata davvero una sinergia. Quindi è un qualcosa davvero di grande, ma qualcosa che si sta sviluppando, perché abbiamo anche qualche progetto con Radio R9 che poi piano piano sveleremo. Mi sfrego già le mani, sì, ragazzi, sì, sì, mi sì, sfrego sì, già le mani. Ma perché ti devo dire la verità, che a me piace proprio come situazione, quindi non avevo mai lavorato con una radio, quindi per me è stata davvero, oltre al rapporto umano che si è creato con tutti voi, che siete stupendi, e a parte quello si è davvero creata una situazione davvero carina da poter sviluppare, pure perché sai com'è, l'appetito viene mangiando. E certo, quindi, cioè, fai una cosa, sì, magari infatti si crea spesso con Sandro, mille, con Graziano, dico, oh, dai, perché non facciamo questo? Questo qualche, è bellissimo, sì, questa qualche è proprio... qualche idea carina che svilupperemo su Teramo. Esatto. Quindi qualcosa davvero di carino, quindi poi più là diremo, sveleremo. Tornando alla serata, quindi come ti dicevo, chiuderemo la serata con la console, quindi con tutta la musica più bella, Revival 78.
180. E tutta la gente che vi ha sempre sostenuto in queste serate. Domani ci saranno tante, io ho ricevuto davvero tante persone, tante chiamate, tante persone, ma tanto interesse anche nello stesso tempo nel venire a vedere l'auto. Oggi mi ha chiamato un signore chiedendomi i prezzi a me. Bellissimo, bellissimo. Guarda, mi dici quanto... Francesco, ti sei trasformato poi in agente tipo. Vabbè, pure perché io sono stato tanti anni nel settore, quindi mi è stato facile, diciamo, gestire. Quindi gli hai dato anche delle informazioni. Sì, un signore di Grottammare mi ha chiamato e domani verrà a vedere l'X1 per comprarlo. Questa fa molto, è bellissima. Fa molto molto piacere. Poi ti dirò, ci sarà anche una sorpresa su un'altra auto che... insieme presenteremo domani, quindi ci sta la sorpresa nella sorpresa, quindi domani ragazzi anche all'ascolto bella... ok sì. Una cosa, anche se non vi interessa la BMW andate lo stesso, cioè non è che devi venire un'altra sorpresa perché loro avendo c'è questa fortuna di due macchine molto interessanti sul mercato, che un'altra si può dire uscirà, quell'altra qual era, uscirà qual era, il resto si può dire, si può dire. Vabbè dai, diciamola. Sono sicuro, si può dire. No dai, in vabbè, diretta, ci vai, sarà vai, la presentazione a sorpresa della nuova Mini Clubman che ho visto e credimi fa paura. bellissima. Quindi sapremo un po' qual è la migliore, magari tipo uno viene lì, no, si posiziona, vabbè, sono due segmenti diciamo, è bello. Sì, ci sarà anche quindi questa sorpresa dove le persone potranno vedere la nuova Clubman in anteprima. È stupenda, io già mi sono innamorato, già abbiamo parlato, già che bellissimo, proprio bello. Comunque sarà una bella serata, una bella serata insieme anche R9 con R9 The Club. Francesco, Ernesto, fra un po' comunque dovremo intervistare anche un vostro carissimo amico che è qui. Io volevo solo dirti una cosa, ecco, volevo approfittare solamente una piccola parentesi per ricordare la serata di Halloween. Esatto, beh, ci siamo anche noi lì. Amma pari Halloween. Mamma mia, ragazzi. Amma pari Halloween. Ancora domenica giro, si è attivo, domenica questa, poi si è domenica attivo. Domenica dolce core, ma è quello l'appuntamento. Anzi, approfittiamo per dire che sarà, che domenica ci sarà anche Radio R9 al Dolce Co, che è una novità. Quindi faremo questa serata, Graziano vedo che è contentissimo lì nell'angolo, pure perché Dolce Co è una situazione davvero ormai consolidata. Vengono persone anche da San Benedetto, ti posso dire, da Pescara, quindi domenica scorsa c'erano parecchie persone tra San Benedetto e Pescara, quindi ormai è un evento consolidato, un evento trascina molta gente, poi a Mosciano, quindi, ma all'uscita dell'autostrada e poi il locale è stupendo, tu ti dimentichi dove sei quando entri dentro il Dolce Co, a parte il discorso cucina e quant'altro, ma il locale è davvero, la location è davvero stupenda. Diciamo che con Francesco è impossibile, ti stupisce perché ne ha tante, ne caccia una ogni ora. Guarda, ti dirò, ho ancora due o tre situazioni da cacciare nuove per l'inverno. Vuol dire adesso? No, assolutamente, non si parla. Comunque, nella serata per quindi, X ci sarà come sponsor anche Umberto Tassoni, il suo marchio Ervasia, fra un poco insieme a noi. Perfetto, qui su Radio 9. Mi raccomando, rimanete con noi. Qui a Faccia da Radio, venerdì 23 ottobre, si parlava di Aper X, abbiamo avuto anche due ospiti d'eccellenza, abbiamo avuto Ernesto, abbiamo avuto anche Francesco di Franceschi e Leventi. Si farà tutto quanto al Cascioli BMW, ci sarà come sponsor anche Umberto Tassoni che abbiamo qui con noi oggi. Salve, buonasera, ringrazio della vostra ospitalità, della bellissima presenza di Francesco e qui accanto a me Ernesto. Insomma, facciamola breve per anche non stufare i nostri ascoltatori. Ma i nostri ascoltatori. In pratica sei un po' sponsor di questa serata che è Aper X. Sì, il tuo marchio? Il mio marchio è Ervasia, rappresenta un'azienda che creiamo, Chiamice dal 1953 e in questa questa serata saremo partner con il nostro marchio Ervasia, un brand in fase di startup. Cerchiamo di differenziarci dagli altri creando linee minimali e raffinate che possano creare quel diverso. Non la classica camicia di quelle bianche, no. Magari in quel tessuto che poi quando lo metti, cioè, fa anche un po' oddio. No usiamo materiali pregiati come la seta oppure il cashmere. Italiane. Cioè una italiane. Cosa... Oh, vedi 100% quanto Made in Italy. Il marchio italiano, che bello. Prodotto... Che bello. Al 100% in Italia. Quindi Ervasia, noi troviamo tutte quante le informazioni relative poi a questo brand, ok? Su Facebook, cliccando, cioè digitando semplicemente Ervasia, è la prima che esce, eccola, l'ho trovato anche io. Cioè io che poi non ci capisco niente, vado lì e cerco subito Ervasia su Facebook e anche con il sito. Con il sito, www.ervasia.com. Oh dai, Umberto, quindi ci sei anche te, ci sarai anche sì, voi, fai partner... No, siamo partner di questa bellissima serata, ripeto, organizzata da Francesco e in appoggio ad Ernesto Cascioli.
Quindi facciamo una cosa, andiamo tutti quanti alla Peris. Vi aspettiamo. A dorso nudo, e tanto ci sono le camicie di Erbasia. Cioè, ce l'abbiamo per tutti. Speriamo. Sì, volevo precisare, ecco appunto, che ci tenevo particolarmente a... A dirti che la giacca portatevela almeno, cioè, almeno quello. Sì, va bene. Poi comunque vedrete appunto le t-shirt Erbasia durante la serata, indossate appunto dal nostro staff e dallo staff del mio amico Francesco. Oh, che bello! Sì. Anche Renove la vogliamo anche noi. Cioè. Sì, ovviamente, ovviamente ne abbiamo fatta qualcuna di più. Perfetto. Proprio per lasciarla come cadeau per la serata. Però così arrivano veramente senza, cioè a dorso nudo. No ragazzi, stiamo scherzando, No, veniamo vestiti, mi raccomando. Aperix sabato 24 con lo staff Franceschiello Eventi, Ernesto, e abbiamo anche Umberto qui, grazie mille. Grazie a Radio 9. Grazie a voi.